Il mondo in cui credete è una porcheria photoshoppata da uomini che mentono. Ad esempio, nastro adesivo e mappe lunari per riparare un parafango a 120 gradi di calore e radiazioni, senza lasciare le impronte degli pneumatici ed atterrando con un razzo di spinta di 4 tonnellate e mezza in questo ampio terreno senza un singolo granello di sabbia che sia finito sopra il congegno di allunaggio. E il tipo della macchina fotografica ha scordato di indossare la tuta spaziale, ridicolo. Questa ovviamente è la stessa scena, lo spazio è fasullo, fate le ricerche sulla terra piana. La religione del XXI secolo è lo scientismo. Non credete nei loro fumetti, perché queste immagini è tutto quello che sono. Semplicemente animazioni escogitate di immagini grafiche computerizzate, come questa recente pseudofoto di Giove, che ha demoni nelle nuvole. Il regista cinematografico Stanley Kubrick nel 1965 si incontra con la NASA. 17 tonnellate. Pensate che questo pesa quanto un bulldozer. Se è un sì, posso vendervi un ponte. Sicuramente dei bastoni per le tende e della carta stagnola non pesano così tanto. Balle! Se non hai mai avuto una cattiva giornata e non ti senti molto sveglio, ricordati semplicemente che molti dei tuoi amici e parenti credono che questa spazzatura può essere atterrata sulla Luna. L'America del Nord ha preso il Viagra? La Terra è quadruplicata in grandezza? Questa è la fotografia scattata allo shuttle che sta manovrando per agganciarsi alla ISS. Lo vedete il problema? Guardate i campi delle fattorie! Si suppone che siano a 410 km di altezza. Qui non sono più alti di un jet commerciale, ridicolo! La terra è tutta acqua? E adesso il Nuovo Messico un pianeta? Amano esagerare la curvatura della terra. Eccetto qualche volta che dimenticano di aggiungerla. È stato ritrovato un pallone meteo perduto insieme ad incredibili immagini dello spazio. I media della corrente principale diffondono le bugie. Con disonestà, come questo. Il Grand Canyon da 29.800 metri. Sono 30 km di altezza. 30 km di altezza! Sono identici a 410 chilometri. E l'Arizona è metà della Terra. E c'è ancora questa finta curvatura. Balle! Il Goddard Space Flight Center attualmente ha elencato 2.271 satelliti. Più di 500.000 pezzi di detriti o rottami spaziali si trovano in orbita attorno alla Terra. Non dimenticate i venti solari, i raggi cosmici e le micrometeoriti. Dove sono tutti i satelliti e i detriti spaziali? Che è successo alle stelle? E dove sono andati i continenti?
dannazione, si sono dimenticati di questo. Va bene. La NASA non mente. Chris viaggia a 28.164 km orari nel vuoto dello spazio. 16 volte più veloce di questo proiettile. Vedete quanto si preoccupa Chris per la sua sicurezza? Vedete, le micrometeoriti non sono un'impresa difficile per la ISS. Perché la ISS è magica. No, semplicemente schermo verde. Ed in un Boeing 747 a gravità zero. Ci dicono che i satelliti orbitano la nostra termosfera e continuano a funzionare a 2000 gradi di temperatura, senza mai rompersi. Hanno dei piccoli propulsori a gas che funzionano in un vuoto quasi perfetto, mai colpiti da detriti, impervi alle radiazioni. Si rifiutano di fotografare la Terra. E non esiste una foto reale di un satellite. O della Terra. Ma che cavolo state dicendo? Com'è possibile questo? Perché i satelliti sono finti. Non sono necessari. Non sono richiesti e sono sovrabbondanti. Il 99% dei dati internazionali vengono trasmessi attraverso i cavi sottomarini. Per il restante si usano palloni ad alta quota, aerei e droni, ripetitori, antenne e riflettori parabolici. Voglio fare il meccanico di satelliti. Mi sorride il di dietro. Ed ho delle news per voi. Avevano il GPS fin dai primi degli anni 40. Usando tecnologie inventate da questo genio ignorato. La NASA ed Hollywood vi condizionano. Vigilate. È piatta, aspetta voi scoprirlo. Cercate la terra piana. Pace.